Protestano i professionisti dei beni culturali per la decisione della Giunta Capitolina di affidare la gestione di alcuni musei a volontari non retribuiti. Archeologi e bibliotecari si sono riuniti davanti ai musei capitolini dove hanno sfilato intorno alla piazza con striscioni e cartelloni per dire no a stage e lavori a costo zero. Piccoli musei che saranno dati a dei volontari che ovviamente non avranno la preparazione che hanno vincitori di concorso, perché alcune professionalità che sono totalmente presenti all'interno del Comune di Roma e soprattutto nei vincitori vengono appaltate all'estero. Si parla di università americane, eppure come archeologi siamo pieni di professionalità. I vincitori di concorso, archeologi, bibliotecari, istruttori culturali, sono persone che non soltanto hanno studiato 4 anni per vincere un concorso difficilissimo, ma hanno una storia personale e curricolare straordinariamente ricca. Dover venire a manifestare per contestare una politica del comune che disinveste di fatto, delocalizza i propri beni archeologici per, tra l'altro, come dire, canalizzando i finanziamenti altrove, è una grande amarezza. Noi dovremmo, la risorsa cultura per Roma è sempre solo in campagna elettorale. Poi, alla prova dei fatti, i progetti, le iniziative, i bandi stessi fatti dal comune sono in netta controtendenza. Non solo uno stage a costo zero, ma neanche i tirocini che facciamo dentro l'unità e l'università dovrebbero essere a costo zero. Quello che si sta facendo nei beni culturali, ma non solo, è chiaramente generalizzare e rendere sistemico quello che noi definiamo il modello Expo 2015, cioè quello che sta portando avanti il governo Renzi con le sue politiche sul Jobs Act, è questo qui di rendere precari, cioè trasformare il precariato in sfruttamento, rendere volontario ogni forma di lavoro. Quindi inizia con queste operazioni l'era del costo zero. Nei beni culturali questo si fa perché vengono intesi come una fonte di spreco, come un intoppo allo sviluppo. Se pensiamo a tutti i lavori che vengono bloccati per i ritrovamenti archeologici nella metro, si preferisce mandare via questi pezzi in America o in molti casi distruggerli per andare avanti. Si è unita alle proteste Claudia Mannino, deputata Movimento 5 Stelle alla Camera, giunta dopo un'interrogazione parlamentare proprio sulla decisione di spedire in America reperti archeologici italiani per lo studio e la catalogazione. La deputata si chiede quindi come sia possibile delocalizzare la ricerca anche con un finanziamento economico erogato dallo Stato quando a Roma si lasciano a casa tanti professionisti. Fronte di un interesse all'internazionalizzazione dei reperti archeologici e comunque della cultura italiana e in particolare nell'interesse del sindaco Marino ad internazionalizzare questi beni, sono disposti a non tenere in considerazione quelle che sono le menti che già sono abbastanza qualificate, perché non nascondiamoci e non dimentichiamo che il Missouri sta facendo un concorso per assumere il docente che dovrà formare gli studenti americani in tal senso. Basta!